Ciao a tutti ragazzi, per un nuovo video attualità. Questa mattina ero su Instagram e ho trovato questa foto di Jessica Nigri vestita più o meno da questo personaggio di Super Mario che io non avevo assolutamente mai visto. E se mi seguite da un po' sapete che io sono un grande fan di Super Mario. Ho vissuto io sotto una roccia, perché poi ho cercato questo personaggio che si chiamava Bowsette e ho scoperto che è pieno internet di questo personaggio, di questa sembra Peach ma versione sadomaso, tipo, non lo so. Ditemi se sembra solo a me o se anche a voi. Cosa sarà? Sarà un personaggio ufficiale nella Nintendo? Allora sono andato un po' a investigare e ho scoperto che questo personaggio è nato in seguito a un trailer che ha rilasciato la Nintendo proprio un paio di giorni fa, in cui si vedeva Toadette, l'amichetta di Todd. Però quando doveva mangiare il fungo, il suo fungo era un po' particolare, perché era questo fungo corona, corona fungo, e quando se lo mangia si trasforma nella principessa Peach, cioè in una specie di fusione tra la principessa Peach e Toadette. E questo ha aperto un botto di domande sui fan, perché dicono: ma allora Peach è l'evoluzione di Toadette, stile Pokémon? Oppure se questa corona la metto su altri personaggi, si trasformano anche loro nella principessa Peach? Un sacco di domande a cui un utente di Twitter ha dato una risposta con questo comics che mi ha fatto morire dal ridere, in cui si vede la solita figa di legno di Peach che rifiuta Mario e Bowser, questi due che piangono, poi a Bowser genialata si mette la corona, si trasforma nella versione SNM della principessa Peach e poi vivono tutti felici e contenti. E da quel comics in poi praticamente tutti giù a fare la loro versione della principessa Peach in tutte le salse. C'è anche questa qua divertentissima che si vede Ash che prende la corona fungo, la mette su suo Pikachu e la trasforma in Lamu, che mi hanno fatto morire da ridere. C'era un altro che ha fatto delle domande anche legittime, tipo: ma secondo me se Bowser realmente si mettesse quella corona, Peach risulterebbe un pochino più muscolosa, è una versione un pochino più tondetta di Peach secondo lui. Vabbè, un'altra domanda che è sorta è: ma secondo voi la Nintendo la metterà nei personaggi ufficiali, visto che c'è stato tutto questo buzz intorno a questa principessa? Secondo me non la metterà mai nella versione Jessica Nigri, perché un personaggio così sexy nel franchise di Super Mario proprio non ce lo vedo. Noi ci vediamo al prossimo video, che esce dopo domani alle 10 di mattina. Vi aspetto, che sarà lo speciale 25.000 iscritti, quindi sarà un video epico. E vi lascio però con un'ultima domanda prima di chiudere questo video, che è: ma se Peach indossasse la fungo corona, che cosa accadrebbe? Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. E se vi va, seguitelo anche su Instagram. Posto un sacco di cose interessanti.